Benvenuti a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplice borsa con catena e chiusura con bottone che io ho deciso di chiamare Bag Double Lux. Perché, ve lo spiego subito prima di passare a parlare di filati, il motivo è semplice: come potete vedere questa borsa è a questo lato, il colore predominante è il beige scuro, ma se lo giro da quest'altra parte il colore predominante è il beige chiaro. Questo mi permette di utilizzare la borsa nel verso che ci piace o più si abbina all'outfit con cui lo stiamo utilizzando. Ma vi dico fin da subito che sia il cappio con cui chiudo la borsa sia il bottone all'interno sono tenuti fermi da un nodo e da un fiocco che si possono sfilare e quindi invertire i due accessori in modo tale da poter indossare la borsa anche da quest'altro lato e mettere la chiusura da quest'altro lato. Questo è un trucco che ho ideato per chi non vorrà andare a foderare la borsa e a metterci la zip oppure le clip. Io poco mi piacciono, preferisco usare queste tecniche un po' diciamo diverse, quindi sono andata a creare il cappio e il bottone e naturalmente nel video tutorial io vi mostrerò come realizzare la borsa e anche questo cappio. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Macra Crochet Lux e questi colori che ho usato io hanno il lux dorato all'interno ed è il motivo per cui ho scelto di utilizzare una catena larga 1 cm, lungo 1 m di color dorato e questa catena piatta in modo tale che non tiri e non faccia male quando la indossiamo. I colori scelti sono il 52 e il 54, però sul sito troverete dei kit a disposizione nel quale ci sono sia i gomitoli che vi servono per poter creare la borsa, sia la cintura abbinata, scusatemi, la cintura, la catena abbinata che il bottone. Se non volete queste con il colore con il lame oro, vi ho preparato anche due kit dove invece troverete le colorazioni con il lame argentato. E infatti abbiamo abbinata la catena argentata e anche questo bottone lucido nero. Quindi avete a disposizione un totale di 4 kit nel quale vi ho combinato alcuni colori con cui poter andare a realizzare la vostra borsa. Parliamo adesso della borsa. Come avete capito, io ho realizzato due rettangoli che poi sono andata a cucire tra di loro. Due rettangoli molto semplici, ho lavorato sempre giri di maglie basse e vi dico anche che in me dei due colori me ne è avanzato abbastanza. Vi mostro. Quindi in realtà voi la borsetta la potreste fare anche più lunga e più larga. Quindi invece di andare a fare la mia borsa misura 20 2 cm per 27, potreste anche fare 25 cm e allungarla per circa 30 cm, quindi falla appunto più alta e più larga. Tanto di cotone per farlo ce l'avete. Io penso che utilizzerò questo per farne un'altra versione più piccolina, tipo molto da matrimonio, o altrimenti unire con un terzo colore e fare qualcosa tricolore. Devo ancora ben decidere, però per adesso a me la borsa che interessava doveva essere non troppo grande, e quindi sono andata a fare questa borsa di alta 22, lunga 27. Come vi ho detto, non l'ho rifinita all'interno andando a foderarla, anche perché avendo lavorato giri di maglie basse con un uncinetto stretto, non ho bisogno di rimettere perché ci può entrare tutto senza che la borsa si sformi troppo, quindi è perfetta. Però per voi, se volete, potete tranquillamente foderarla. Detto ciò, vi ricordo che all'interno del sito, dove lascio il link in descrizione, troverete i 4 kit a disposizione per poter creare questa borsa e nel video tutorial io vi spiegherò passo come pa passo dopo passo come realizzarla. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra pochette borsa, non faremo una borsa troppo grande, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Macra Crochet Lux. I colori che ho scelto io sono questi due, che sono il 54 e il 52, ossia il bronzo e questo beige, che trovo che si abbinano bene insieme. Faremo una borsa double face, ossia avanti avrà un'alternanza di colore, dietro ne avrà l'opposto. Inizierò con il colore bronzo, lavorerò con l'uncinetto il numero 5 e io ho montato 22 catenelle e la lavorazione che andiamo a fare sarà semplicissima perché andremo a fare due pannelli tutti di maglie basse, però faremo un'alternanza di colori e naturalmente vi farò vedere come, non tantissimo perché comunque voglio che sia una pochette sobria perché già il colore, come potete vedere, è bello brillante, quindi non voglio andare a fare un punto strano o mischiare troppi colori tra di loro.
Quindi dicevo, lavorerò con l'uncinetto numero 5, ho montato 22 catenelle e la lavorazione che andiamo a fare è facilissima. Ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima delle nostre catenelle di base e andiamo a fare una maglia bassa in ogni catenella. In questo modo io utilizzerò l'uncinetto numero 5 perché voglio che la lavorazione sia il più compatta possibile, perché non ho intenzione di andare a rivestire l'interno della borsa, perché questo comunque è un filato molto robusto e comunque quasi un cordino, se vogliamo definirlo così. Quindi non ho intenzione di andare a cucire all'interno della borsa una federa, ma lasciarla appunto senza. Poi andremo a fare una chiusura particolare, molto semplice anche quella, niente di complicato. Quindi dicevo, andiamo sempre a fare dei giri di maglie basse. Ho iniziato con il colore bronzo. Una volta terminato i giri con il colore bronzo, vi dirò quanti sono andati giri ho fatto invece con l'altro colore, e poi andremo a rifare di nuovo il colore bronzo. Quindi alla fine utilizzeremo questo colore più chiaro solo per la parte centrale della nostra borsa. Mi raccomando, se voi non riuscite a lavorare con l'uncinetto del numero 5, andate a lavorare col numero 6. Però, se volete la borsa della mia stessa misura, invece che 22 maglie, ne andate a mettere 20. Secondo me mi avanzerà comunque del filato, quindi voi l'avrete già vista la mia borsa terminata. Se volete farla un po' più grande, potete andare a mettere più catenelle. Mi raccomando comunque di non metterne troppo, perché poi alla fine non ce la farete con soltanto due rocche, dovreste prenderla di più. E se la fate troppo grande, in quel caso, signore, ci volete mettere molta roba, e quindi vi consiglio di comunque di rivestire la borsa. Nel mio caso invece la borsa è piccola, quindi ci andrà poca roba, perché comunque è una borsa elegante che voglio indossare sopra determinati outfit, quindi non ho bisogno di una borsa esagerata, e quindi per questo mi va bene farla piccolina. Però potreste farla secondo me più grande, quindi andare a montare invece di 32, secondo me anche un 36 maglie, 36 catenelle. L'unica cosa, naturalmente, è che se fate delle maglie in più, fate anche un giro in più, in modo tale, rispetto a me con i colori, quando poi vi dirò l'alternanza colori, in modo tale da avere la borsa comunque che è bella proporzionata. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare dei semplici giri di maglie basse e vi dirò alla fine quando sono andata a cambiare colore. Ho terminato il primo rettangolo e ho lavorato 15 giri con il colore beige, 4 giri con questo color tortora e di nuovo 15 giri col color beige. Adesso andrò a fare un altro rettangolo dove monterò sempre 23 catenelle, quindi farò giri con 23 maglie basse, però alternerò, perché partirò con il colore tortora e la striscia qui la farò col beige e poi di nuovo il tortora. Ed ecco qui anche il secondo rettangolo, stessa cosa, ho fatto 15 giri con il mio tortora, 4 giri con il color beige e di nuovo 15 giri col color tortora. Adesso io andrò a cucire qui lateralmente con l'ago e utilizzando il filo naturalmente della lavorazione, e lo cucirò anche sotto. Una volta fatta la cucitura andremo poi a realizzare il nostro manico. Però andiamo un attimo, voglio farvi vedere come cucire il pezzo lateralmente. Io quando ho fatto l'ultimo giro ho lasciato molto filo proprio per poter cucire i due pezzi, e andrò a cucire in questa maniera. Entrerò da una parte e l'altra, come vedete qui, delle mie fili, quindi una cucitura molto molto classica. E farò la stessa cosa anche dall'altro lato, però la cucitura dall'altro lato verrà fatta con il bordeaux, e sotto andrò a cucire comunque con il bordeaux. Voglio cucire appunto, come vi ho detto, con il bordeaux sotto, e la cucitura sarà uguale, passerò sempre da un filo all'altro, e qui dove abbiamo queste fili in rilievo passerò sempre da una parte all'altra, e poi vedremo come continuare la nostra pochette. Terminato di cucire la borsa, sono andata a mettere la mia tracolla. Ho usato un metro di questa catena color oro, perché si abbina benissimo con il colore che ho usato, e l'ho infilata qui lateralmente dove ho la cucitura. Per poter far ciò, nell'ultimo anello io sono entrata con questo non so come si chiama questa pinza, sono andata all'interno dell'anello e l'ho aperto così in modo da aprire l'anello. Sono andata a infilare dentro i miei due fili delle cuciture,
chiusure avanti e indietro, e ho richiuso l'anello sempre usando questo, però mettendolo di così, in modo da chiudere. Come potete vedere, questa catena è liscia, quindi non darà alcun tipo di fastidio. Mi raccomando, solo quando andate a metterla, mettetela in modo che resti così liscia, quindi non fatela girare. E ho fatto la stessa cosa anche qui, sono andata ad aprire l'ultimo mio anello e poi l'ho richiuso. Adesso dobbiamo andare a fare la nostra chiusura. Sono andata a lavorare questa striscia di catenelle, ne ho fatto un totale di 20, mi è venuto circa 20 centimetri, lavorando i due fili insieme e con l'uncinetto del numero 8. Quindi perché ho dovuto lavorare due fili insieme, sono andata a utilizzare l'uncinetto del numero 8, e come vi ho detto ho fatto 20 catenelle, lasciando un bello spago lungo sia da questo lato che da quest'altro lato. E adesso vi faccio vedere come andarli a cucire, in modo da poter legare alla borsa, in modo da avere la nostra chiusura. Allora, nella parte qui dietro, in realtà io vi farò vedere che poi alla fine non andrò a tagliare i fili, perché a seconda di come voglio indossare questa borsa, io poi slegherò questi qua e li invertirò, mettendo il bottone da questa parte e la chiusura da quest'altra. Quindi a seconda di quanto voglio andare a, di quale lato voglio indossare della borsa, metterò appunto, scioglierò questi due sia il bottone che la mia chiusura, in modo tale da decidere che lato fare indossare la borsa. Con la zip non avreste questo problema, potresti indossarla come volete, ma come ho detto voglio rendere un po' particolare questa borsa, non soltanto con il filato. Quindi andiamo da questa parte e nella seconda maglia bassa, quindi 1 e 2, faccio passare entrambi i fili qui. Quindi prendo i due fili e li faccio passare, vado una maglia bassa da quest'altro lato, prendo gli altri due fili e li faccio passare in questa maniera, tiro bene entrambi i fili e vado a fare un nodo, o un nodo o un fiocco, quello che preferite. Possiamo anche fare un bel fiocchettino, così all'interno della borsa si vedranno i fiocchettini, in questa maniera. Bene, adesso tiro, vedo dove mi arriva qui, quindi con l'uncinetto vado qui, appunto dove mi arriva la mia chiusura, e vado a prendere i fili del mio bottone, quindi 1, entro nella maglia bassa sotto e faccio passare gli altri due fili. Perfetto. E adesso di nuovo vado a fare o un nodino o un fiocco. In questo caso giro in questa maniera no, questo l'ho fatto un po' troppo corto, quindi vado a fare un semplice nodino. E quindi adesso tiro, faccio passare il mio cordino attorno al bordone, al bottone. E quindi la nostra maglia è terminata. Vi volevo anche dire che questo è il filato che mi è avanzato, quindi in realtà voi la borsa la potreste fare anche più larga e più alta. Io sapete, ho montato 22 maglie basse, voi ne potreste montare anche 28, però in quel caso mi raccomando, oltre a farla più alta, fatela anche un po' più larga, quindi invece di fare il numero di giri che ho fatto io, ne fate uno in più per ogni colore, in modo tale da averla anche un po' più larga, perché come vi ho detto mi è avanzato del filato, che poi in realtà si potrebbe utilizzare anche per farne un'altra un po' più piccola, quindi tipo una pochettina, perché comunque questa è venuta abbastanza larga, ve la voglio misurare. Sono 28 centimetri per 22, quindi in realtà potreste fare anche una pochettina da alternare alla borsa, oppure fare la borsa, come vi ho detto, più grande. Quindi detto ciò, la nostra borsa è terminata.